bentornati, nuova puntata, stessa posizione, stesso albergo, stessa maglietta, cioè proprio mi sembra che abbia fatto due mila poi che è? Il vestiario, cioè, non ci riusciamo a muovere da questa stanza d'albergo, siamo chiusi dentro perché e Cavina che se ne è scappato a Riccione, Cavina è là che sguazza nel mare Adriatico, quella mia, ma che il mare Adriatico per oggi parliamo di prima, seconda, terza, quarta, quinta categoria. Amadori e tutto. Amadori, quello. Ciolo, Guglielmo, Francesco. Di Francesco Amadori. Francesco Amadori. Guglielmo, quello del caffè Amadori. Allora, andiamo a vedere subito la prima categoria velocemente, perché qui dobbiamo parlare di tre categorie veloci, quindi dobbiamo vedere le società che hanno fatto un po' di momento. Poi non possiamo dire tutto in diretta, ve lo andate a leggere, perché sono minimo sforzo, lo facciamo, se no cosa possiamo fare. Allora, andiamo a vedere Casteldebole, te puoi dire qualcosa di Casteldebole. Allenatore? Allenatore Magnani, però e quindi anche secondo me qui Dio Guardi non farà l'allenatore, non ma sarà Casteldebole, ma ci sarà sempre. Secondo me Dio Guardi invece ha preso altre strade. Ma io aspetterei dicembre prima di parlare di Dio Guardi. Però va bene, no, tornano i due prestiti, Bignardi da Gepard e Fabbri da la Virtus. Dalla Virtus, esatto. E niente, è andato via Marzi, il portiere, a Crespi in terza categoria. Per insomma, non solo, non tanto per la categoria, cosa, c'è anche ma per progetto, certo. Un progetto con Dennis Mugolini. E Cilli che ritorna all'Unica, all'Unica e all'Unione. Sì, all'Unione, all'Unica Unione, sì, l'unica Unione che c'era, sì. All'Unione, l'Unica in terza categoria, però il Valsa che era finito il prestito. Questi sono i movimenti. Attenzione, che è successo? C'era Funo. Funo che per adesso ha ceduto, però intanto si è assicurato un giocatore secondo me molto importante come Bon Giovanni. Sì. Bel giocatore del decimo, un giocatore che ha fatto sempre promozione a Sant'Agata e in altre squadre, quindi che non è il primo che perde il decimo, perché dopo scopriremo anche occhio, lo dico, occhio alla Castellettese, dove il giocatore nonché direttore sportivo Bedonni mi ha anticipato 2-3 trattative importanti. Potrebbero far fare il salto di qualità al Castellettese, dove c'è il nuovo allenatore Sant'Unione Venturelli, un duo ormai collaudato da tempo. E intanto si è assicurato il portiere Viola. Santa? Violi, anzi, sbagliato. Violi. Correggiamo tutti gli errori. Ex Castelnuovo, ex Vispo, eccetera, un ottimo giocatore. Trattativa con Nonno Simoni, il re del poker, che potrebbe lasciare il pian di setta e portarsi dietro due o tre giocatori, dei quali uno molto amico di un allenatore che allena nel Ferrarese, nel Bolognese Ferrarese, nonostante sia di Bologna, abiti alla Meridiana e si chiami Fabris di nome. Quindi potrebbe arrivare questo giocatore, che non posso dire il nome neanche il cognome, il codice fiscale. Mi sembra che sia GVNC, vabbè, te lo dico altro, Ma va bene. Perde Tandurella, rimane Gamberini. Prima di parlare, vabbè, di tutte le squadre di prima, che adesso facciamo un po' scaglioni, dimmi così, a volo, quali per te sono le squadre che per te potrebbero dire la loro in questo campionato? Cioè, che si rinforzano bene? Io metterei Medicina Fossatona, perché tanto c'è possibilità economica, è brutto dirlo, perché sembra che mettere insieme due unità economiche si faccia sfracelli, non è vero. Anche perché se si mettono insieme probabilmente c'è una contingenza. Ma anche perché sono tanti anni di Cappallini. Sì. Io ho vissuto la medicina 6 anni, però Fossatone, quando passi medicina, certo. C'è Fossatone cancellato, comune di medicina. Certo. Quindi si ritrovano insieme. Però è bello, C'è di vero che se prendi i migliori del Fossatone e i migliori di medicina, viene fuori uno squadrone. Beh, funziona solo gioca Stagnoli. Ciò che è la variabile incognita è l'allenatore, dove non è ancora stato dichiarato al 100%. E potrebbe esserci una sorpresa. Quindi io sono libero con l'allenatore. Dipenderà molto dall'allenatore, ma non è patentino, cioè c'è quello con Gian, è fatto in casa, l'ho fatto in casa. C'è il foglio rosa. Ma perché non ti torni a giocare in vicino a te? Ma andiamo avanti, allora. Te l'ho chiesto o no? No, non ho detto nulla. È una delle 15 squadre che non ti ha chiamato questa. Ok. Ozzanese, dove si rivedranno parecchie cose, quindi... No, quindi dimmi, solo il Medicina e il Fossatore fanno la gran squadra che... Io starei attento al Funo. Sì, sono d'accordo. Se la neo promossa per una squadra. Beh, Pesicetto ha preso Cumani dal decima. Sì. E se è confermata la strada che porta Cavarelli come allenatore, è una squadra da mettere fra le quotate.
Non si è ancora mossa al meglio, ma si muoverà al meglio la Vedese Sole Luna, un po' la teoria del presidente Fava, quella di aspettare gli ultimi tempi ormai per vedere chi prendere. È un campionato un po' strano per le bolognesi, rischiano di inserirsi quelle che giocheranno magari, che vengono, saranno infilate da, per dire, dal Ferrarese o dalla Romagna. Poi bisogna vedere cosa succede col Cagliari, perché Pasti confermato, se Orlando rimane è un attacco da promozione. Più stanno parlando con un paio di giocatori interessanti, sembrava dovesse andarci Butignon, invece al 99% è fatta con San Lazzaro. Non lo so, poi c'è le incognite, perché sempre il Castellerio, nonostante siano neopromosse, comunque è una squadra scomoda da affrontare. Sì, quando soprattutto in casa loro sono bravi, non fai fatica a far punti. È un campionato a mio parere molto equilibrato. Se guardiamo chi l'anno scorso l'ha vinto e le due che non ci sono più, Fossatone e Medicina, si sono unite, se due più due più quattro si riducono, campionato più aperto, magari la seconda o la terza o la prima stessa potrebbe essere una sorpresa. Quindi ricordiamo anche l'Unione, che è l'ex Valsa, che ha avuto il ritorno di Cini, secondo me è un buon giocatore, poi ce lo confermano, secondo me farà bene in prima categoria. Zuffi, ottimo centrocampista del San Cesario. E Mazzini. L'Unione potrebbe essere una squadra già pronta. Sembra che rimangano Manta e i fratelli, quindi a un certo punto... Stancari rimane, insomma, quindi è una squadra che per fare la prima categoria è un lusso, insomma, quindi... Ma lo Zanese invece? Lo Zanese dipende molto che cosa si dichiareranno, cioè che cosa vogliono fare, nel senso che... Beh, lo Zanese comunque ha preso dei giocatori da seconda categoria o che erano... che questo non l'hanno giocato... Ma sono spesso torno fra Osteria, Ozzano, non ho detto l'altra volta, fra Osteria, Ozzano e Pianoro c'è una triangolazione di giocatori che nell'arco di 20 km vanno da una squadra all'altra e si muovono in gruppo. E l'handicap quest'anno è proprio il fatto che possa la Medicina, che è anche la vicina, no? Sì, sì. Gli ha probabilmente toccato il migliore, però potrebbe a un certo punto pescare. Però Zano credo che vogliano ridimensionare dal punto di vista economico, già l'avevano fatto l'anno scorso, e forse dar via un progetto di valorizzazione, proprio progetto del settore giovanile, quindi inserire più giovani. Sì. Tanti giovani anche da smistare. Ci stanno, quindi non la vedo fra le favorite io, però potrebbe essere che sono smentito, sono contento per loro, se lo meritano. Potrebbero tornare subito in categoria, quindi ci sta. Andiamo a vedere la seconda, sì. Seconda dove al momento si sta muovendo molto e bene, Bentivoglio, dove pare sia arrivato un partner commerciale molto importante, quindi uno sponsor che però interverrebbe anche in società. E hanno preso Capone dal Fulo, Cabrini, grande difensore del Sala Bolognese, Deodari, ottimo portiere del Fulo, e Scagliarini, attaccante sempre dell'Argelatese, non del Fulo. Ho sbagliato qui nello scrivere. Quindi allora, il Bentivoglio è una delle squadre che sì, assieme a chi? Alla Dolza stessa, perché comunque si sta muovendo molto. Secondo me sì, la Dolza sta facendo una bella squadra, gli manca a mio parere un giocatore barra due, però insomma. E quali delle seconde secondo te potrebbero... Anche la Cerretolese da tenere d'occhio, perché comunque... sicuramente gli arrivi di... Tanto c'è il... te lo conosci? Credo che l'apporto di Barbieri dia una certa garanzia, un ottimo allenatore. Bravo, molto bravo come allenatore, sì. E capace di tenere la gente fino alla fine e tenerne 30. Beh, cioè, infatti, per esempio Arcuri, che ha fatto un anno via da Porta Stiera, quindi via da Barbieri, non vedevo di tornare. Barbieri, sì. Quindi Arcuri, Grillo, Paone, Brunetti, Porcelli e Brognara, sono giocatori che per la Certolese sono belli innesti. E invece la Libertà Silano, che ha preso comunque degli acquisti... Libertà Silano ha ottime prospettive, anche perché ha ambizioni, è andata a tociare tantissimo da Castelguelfo, Castelguelfo poi c'è una novità, ne parliamo nella prossima puntata, ci sono possibilità, giocano nel campo comunale di Castel San Pietro, quindi è incentivante, andare là è incentivante. E invece diciamo così, l'incognita, anche se lì a Molinella è sempre stato un discorso di grande nome, grande prestigio, ha fatto sempre dei campionati importanti. Il ritorno di Mottola potrebbe portare dei giocatori importanti. Sembrerebbe una battuta, un grosso arrivo quello di Mottola,
ma amico Andrea sa che scherziamo. Gnudi e Parma da Santa Maria Codifiori sono due ottimi giocatori. Si spostano di poco. Spostato di 5 metri di baricentro. Minardi, ottimo difensore del Salaboniere. Poi secondo me a Molinella Mottola sa dove mettere le mani. Quindi, sì, appunto porterà poi comunque sì, i suoi fidati. Ti chiederà a te per il settimo anno di. Sì, di tornare. Dice sempre ti prenderei. No, prima o poi ti prenderà. Poi magari prenderà. Io la palla vicina. Però se è stimato da un allenatore fa piacere. Io direi anche da un magazziniere, se è stimato è la cosa più bella. Anche da uno che ama il calcio dilettante, credo che sia la cosa più bella, basta dire, ah, ma tu sei, sono già contentissimo. Invece la palla vicini, sì, che c'è il Borussia Borgo, che appunto non rifaceva la squadra quest'anno, e ha venduto la sua matricola alla Virtus, e ne sono rimasti nessuno alla Virtus alla fine. La Virtus aveva già la squadra pronta, Marchetti e i suoi giocatori, giovani in gamba, quindi, tra l'altro. Quindi un blocco è andato dell'ex Borussia Borgo, è andato alla palla vicini, vai Pancaldi, Romei, Campomori, Trombetti, Guzzinati, quello che è un po' il gruppo, diciamo, e poi ce ne sono altri che sono andati in altre varie squadre, a parte vabbè, Cavine, Magrini, alla Dozza. E molti al Portastiera. Ex Borussia sempre, quindi. Comunque non penso. No, Portastiera, scusa, ex Portastiera sono andati invece al Certolese, sì, perché poi sono esatto. Quel gruppo lì, no? Esatto. Tutti i ragazzi che si conoscono e fanno. Comunque io spero che si muova qualcosa in montagna. Che si sblocchi. Perché si sbloccherà qualcosa in montagna. Ecco, delle squadre da tenere d'occhio, credo che alla fine ci sia il marcio del calcio, insomma. No! Sì. Finalmente l'hanno vinto anche lui! Diciamo anche legato a un discorso di posizione e di ripescaggio. Allora, intanto se non verrà ripescato potrebbe essere mezzo vergognoso, perché comunque la storia insegna che la Pianorese se lo meriterebbe. Però noi negli acquisti vediamo un certo Di Candido che ci sta pensando, è il 99% penso che ci andrà. Il cambio ovviamente quello della Sala Bolognese e Bolognesi ha messo in trattativa Cremonini che non c'è più, quindi no, Cremonini lo possiamo eliminare. Credo che invece quello che potrebbe essere una sorpresa potrebbe essere anzi non è la sorpresa, la conferma, Tremamondo, Greg, cioè quelli che sono rimasti, Tomba, cioè dire, fiori di giocatori che sono rimasti. Questo vuol dire che è una squadra pronta per fare tornare dove merita, insomma, quindi. E quindi dove merita? Io so dove merita, però voglio dire. Adesso lo dici in faccia. Voglio dire, Pian di Setta, Montefredente. Pian di Setta dipende molto da Mister Zini. Se Zini rimane, che è difficile, rimangono molti giocatori. Se Zini non rimane, tra quattro giocatori andranno in prima categoria, dove ho parlato in un'altra puntata, e qualcuno è già andato, quindi. No, diciamo che se si sblocca il discorso lì a Pian di Setta si muove un po' il discorso mentale. Sì, Pian di Setta c'è un problema legato anche a un piccolo contributo economico di uno sponsor che se non sarà confermato mette in difficoltà la stagione di Pian di Setta. Quindi potrebbe essere un salto di qualità pesante. Attenzione, bella squadra dove c'è possibilità di far bene un ottimo allenatore a Pontevecchio. Allenatore Malaguti, sì. Che non abbiamo segnato, vedi, vediamo. Aggiornarci tutte queste cose, noi stiamo facendo in diretta, è come se fossimo a casa nostra a vedere quello che succede, invece siamo a casa vostra. Sembriamo quasi come se fossimo a casa da Zanetti. Sì, quasi, invece siamo dove siamo? A qui Botel, a un loro beach. Lì Botel, qui Botel. Allora, Pontevecchio che ha preso Marasco, grande giocatore, Dondi. Amico di Lacci, Marasco. E Griggio, uno dei migliori portieri di tutte le categorie. Merda, l'ho visto a 7 nel torneo, ha fatto il torneo con me a 7, ha fatto un gran torneo. E ti lamenti. Ma no, quindi voglio dire, cioè, le squadre secondo me adesso si stanno muovendo. Sì. Però è tutto in relazione da, come dire, da eccellenza, promozione. Assolutamente, prima, alcuni aspettano, stati. Anche se poi l'anno zero, secondo me, è stato l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso Gesù. Sì, l'anno zero, dopo 33 anni. L'anno scorso, col fatto che le risorse. Crisi economica, sponsor che non ci sono, problemi economici. Sì, vabbè, ma non piange, non ci sono. No, mi sono tolto anche le conseguenze anche per noi. Però già l'anno scorso è stato il travaso di molti giocatori dalla promozione prima categoria alla seconda. Il squadrone l'anno scorso, il nostro girone, Persiceto, Cuno, Bentivoglio e altri ancora. E quindi a questo punto. Quelli che hanno già fatto una scelta di vita, cioè due allenamenti vicino a casa, se prendo niente lo stesso, sia stato il colpo grosso l'anno scorso, quindi quest'anno ci saranno pochi movimenti da quel punto di vista
e si andava un po' a ciucciare quelli che sono i residui, quindi le squadre erano già pronte. Potrebbe esserci invece, diventa interessante in campionato, il prossimo di terza categoria, dove ci sono parecchie novità. Novità, per esempio, fa la squadra il Crespo, sì, il Crespo Brunesi. Attenzione a che cosa stanno facendo, attenzione in senso buono, la cosa da seguire con molta molto entusiasmo, interesse, i Murri di Mister Minganti. E io invece sono diffidente di questa squadra. Comunque l'arrivo di Gianmarino dal Cagliari, Barella e Dattino dalla Dozza, Barbarossa non ci va, ha confermato che non ci va, quindi dobbiamo... Perché continua per la nazionale cantanti? Sì, continua a incidere. Sì. Reggiani, persone del Cagliari, Tuccinardi, Aldrovandi, Sirico, Leban, 40, Mazzoni e Ferretti. Cioè questa è una squadra fatta da niente che potrebbe far veramente bene. Me al 40, giocatore. Ivan? No. Gio 40. Per il resto dispiace, sembra c'è la voce che non venga confermata, la panacea non farà la squadra, sarebbe una grossa perdita per il Cagliari. Però Bologna la fa. Bologna lo fa, il Real Sant'Antonio potrebbe fare una scelta diversa. Sì. Anche sta il vedendo in base a come si svolgono le cose interne. Anche San Lazzaro. E diciamo una cosa che molti non sanno, che noi potremmo essere i primi. Forse il Castel Guelfo. Ma ne parliamo domani? Ne parliamo domani? Sì, perché per la società domani, dai. Vabbè. Bene, io direi di lasciare qui. No, io ho un attimo una cosa, del Real Azzurri. Sì. Che ha fatto un bel acquisto dai Giardini Margherita, Ginelle Iloga, difensore. Sì. Sì. L'ho visto giocare il venerdì in una sfortunata finale e l'ho visto parecchio bene. Cioè, il Real Azzurri secondo me non ha una buona... Dire che hai 10 decimi. L'unica cosa che l'hai visto bene te era il portiere alla porta quando hai tirato il rigore. Vabbè, non parliamo di queste brutte avventure. L'altro giorno che figura di merda mi ha fatto fare, perché io ho detto, lui è il mio amico. La Dozza ha perso la finale del torneo ai rigori e sfortunatamente due giocatori hanno sbagliato il rigore nei 5 effettuati. Questo è il vero marcio. Questo è il marcio del comunque, in terza ha una squadra, a me è piaciuta almeno come squadra, poi non so se è comunque un torneo estivo, non sai se magari non ci crederanno di più così, però non l'ho vista. Mi piace il Real Azzurri. Si è proposto per il prossimo anno, se fa lo sbirro il prossimo anno può venire al Real Azzurri. Si è proposto il rigorista della squadra. Ha fatto i rigori al Real Azzurri, insomma. Va bene, dai, allora... Salutiamo, ringraziamo, ci vediamo domani per la squadra. Baci, abbracci, salutate le mogli, baciate le fidanzate. Esatto. E alla prossima. E una carezza ai bambini. Ciao anche a tutti. Anche qui, aggiornateci. Soprattutto della montagna, noi abbiamo bisogno di sapere. Scinna basso. Usateci. Scinna basso. Ciao a tutti. No, sì. Il fantacalcio. Fantacalcio è chi vuole si interessa. Contattate, lasciatevi tutto noi. Venite, fateci delle domande. Anche dai, perché... lo diciamo, in settimana esce il regolamento. Oppure contattate Michel Cavina. Al mare. Ciao a tutti, grazie, arrivederci. Ciao Lacci. Ciao.